Colleghi, colleghe, buongiorno. Rieccomi a voi il 4 marzo 2021, giorno di San Casimiro, per parlare ancora una volta di ordinanze regionali. Poi ci sentiremo più tardi anche per il DPCM. Adesso mi dedico al volo all'ordinanza che adesso chiamano decreto, ma vabbè. Del presidente della regione Emilia-Romagna, ordinanza numero 25, che di fatto verrà poi superata tra 2 giorni dall'entrata in vigore del nuovo DPCM, di cui appunto vi parlerò nel pomeriggio se riesco. Allora, questa ordinanza riguarda i comuni della città metropolitana di Bologna e i comuni delle province di Reggio di Modena. Allora, Bologna e Modena diventano di fatto zona rossa. Reggio Emilia rientra invece nelle previsioni già individuate con l'ordinanza regionale 23 di un paio di giorni fa, e alla quale vi rimando, ma insomma ve lo dirò dopo. Quindi stessa normativa della Romagna. L'ordinanza dovrebbe restare in vigore fino al 21 di marzo, ma comunque poi è da raccordare con le previsioni del nuovo DPCM. Nei giorni 4 e 5, in particolare di marzo, a Bologna e a Modena sono aperte solo le scuole dell'infanzia, tutto il resto è in DAD, come si chiama adesso, no? La didattica a distanza. E rientrando in zona rossa valgono tutte le previsioni previste dal decreto del 14 gennaio per la zona rossa. Dato che il decreto è in scadenza, appunto, e tra 2 giorni entrerà in vigore il nuovo decreto, poi si applicheranno le prescrizioni per la zona rossa previste dal nuovo decreto. Per Reggio Emilia, rimando al video appunto che ho dedicato all'ordinanza 23, che trovate sul canale YouTube, quindi se siete interessati e volete avere la compiacenza di ascoltarmi, ovviamente. Questo è un indice di masochismo non indifferente, ma insomma, problemi vostri. La trovate appunto sul canale YouTube di Appler, quindi andate a vedere lì. Una precisazione solo molto veloce, perché me l'hanno chiesto, riguarda la questione di barbieri, parrucchieri ed estetiste. Allora, i barbieri, parrucchieri, secondo me, ma sapete che io non sono molto autorevole, quindi prendete sempre con le pinze quello che vi dico, e non lo dico per falsa modestia, ma perché veramente ormai faccio fatica a tenere dietro a tutto. Barbieri e parrucchieri sono ricompresi nell'allegato 24 del DPCM e quindi in teoria possono restare aperti. Il problema è più grosso è per gli estetisti che nell'allegato 24 non sono ricompresi e che quindi in teoria non potrebbero lavorare. Tuttavia c'è stata una sentenza del TAR del Lazio del 16 febbraio, quindi abbastanza recente, che dice, ve lo dico, leggo testualmente, sono 3 righe. Il ricorso per motivi aggiunti, vabbè, deve essere accolto. Motivi aggiunti significa che in realtà è stata accolta solo la parte del ricorso contro il DPCM del 14 gennaio, non quella contro i DPCM precedenti perché erano già decaduti. Deve essere accolto e per l'effetto la disposizione contenuta nell'articolo 1,10 lettera II deve essere annullata nella parte in cui, in combinato disposto con l'allegato numero 24, esclude gli estetisti dai servizi alla persona erogabili in zona rossa. Da che par di capire che anche gli estetisti possono restare aperti in zona rossa. Poi si discute se questa sentenza
dire, valga su tutto il territorio nazionale, insomma, ci sono delle discussioni. Io nelle more mi atterrei a questa sentenza, in attesa di chiarimenti ufficiali degli organi competenti, ovvero della regione ed eventualmente dello Stato, che non so se impugnerà davanti al Consiglio di Stato o meno. Questo è quanto, buon lavoro a tutti, un abbraccio anche ai colleghi, tanti colleghi e amici della zona di Bologna, ma soprattutto di Reggio Emilia e di Modena, che vabbè, ovviamente ha una parte del mio cuore riservato. Davvero anche a voi in bocca al lupo, credo che Parma vi seguirà da lunedì in zona rossa, quindi insomma condivideremo la disgrazia molto presto, temo. Di nuovo buon lavoro.